Questa è una, dopo me è una cima, una cima um, per un tempio, ma penso non in non per il tempio, è in preparazione da fare a un tempio. Parte di questo è fatto a Paros, trasportano qui e uh, dopo è lavorato qui da finire. Assolutamente emozionale, non ho visto un momento come questo, io penso è un momento in una vita. Ancora una volta il parco di Selinunte ci regala qualcosa di eccezionale. È stata trovata un'antica sima con testa di leone, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo per la Sicilia. Un parco archeologico a cielo aperto. Siamo felicissimi e continueremo a lavorare perché siamo convinti che questo sito ci può donare ancora delle bellezze rare. La scoperta di questa sima qui a Serinunte, per le dimensioni e per la, la, la qualità dell'opera, del, dell eh, apre nuovi scenari eh, possibili qui a Serinunte perché adesso gli archeologi dovranno capire eh, a quale tempio era destinato, perché è chiaramente eh, un tempio molto grande, una delle più grandi che sono mai state scoperte. L'ultima fu trovata simile a questa, cento anni fa, a Imera e quindi per noi fra l'altro una sima in marmo e non come normalmente erano in, in tufo, eh, apre scenari veramente diversi da quelli che possano essere. Per noi è una grande, un grande pezzo che forse è uno dei più significativi e anche più belli che andremo a esporre nella, nel museo qui a Serenunte, eh, aspettiamoci di trovare anche altre cose. Questo sito dove è stato trovato sta dando veramente grandi, eh, grandi ritrovamenti.